I due si sono già incontrati infatti il 12 luglio scorso. Il titolo era vacante ed in quella occasione si impose Biagi, complice una ferita che nella nona ripresa fermò Pellizzaro. Ma il pugile fiorentino meritò comunque la vittoria. Si tratta di due pugili non più giovanissimi e questa sera per uno di loro potrebbe anche essere l'ultimo incontro. A parte la sfida che li vide di fronte 5 mesi fa, sia Biagi che Pellizzaro hanno avuto una prima occasione per il titolo tricolore. Pellizzaro fu sconfitto ai punti da Beja nel 92, mentre Biagi subì un pesante KO ad opera di Silvio Branco nella categoria dei medi. Questa sera l'incontro si annuncia apertissimo, sia Biagi che Pellizzaro sono arrivati a questo appuntamento preparatissimi. Il campione ha usufruito dell'assistenza di Umberto Cavini, sponsor della scuderia di Angelo Zoggia, che ha messo a disposizione Alessandro Scapecchi, ex campione italiano dei superleggeri. Pellizzaro invece è stato seguito dal fratello Paolo, che lo dichiara mai in forma come ora. Questi è Pietro Pellizzaro, Colonia Cresta, è nato a Valdagno. Vediamo la scheda di Pietro Pellizzaro, eccolo qui, nato a Valdagno, provincia di Vicenza, il 7 ottobre del 63, al peso 76 kg e 100 grammi, il suo record 13 vittorie e 7 sconfitte. E veniamo al campione, Ivano Biagi, Colonia Zoggia Cavini, è nato a Firenze il 7 maggio del 64, al peso 76 kg netti, ricordiamo il limite di categoria è 76-204, il record 11 vittorie, di cui 7 prima del limite, una sconfitta, quella con Branco per KO e un verdetto di parità. Ed eccoci alla prima ripresa, l'incontro sulla distanza delle 12 ovviamente, l'arbitro dell'incontro è il signor Adrio Zannoni di Roma, i giudici Francesco De Rupo di Sesto San Giovanni in provincia di Milano e Giuseppe Quartarone di Castenaso di Bologna. Osservatore federale è il signor Angelo Poletti, il medico dell'incontro il dottor Giuseppe Carlotto. Ivano Biagi, pantaloncini bianchi con bande rosse, mentre Pietro Pellizzaro è in pantaloncini gialli con bande nere. Le prime fasi di questo incontro. Tenta il destro Biagi, non va a segno. Il sinistro del campione. Ancora il sinistro di Biagi. Pellizzaro mantiene il centro del ring, appare più statico rispetto al campione italiano. Biagi, quando rientrò sul ring nel luglio scorso, veniva al destro di Pellizzaro. Il destro di Pellizzaro va a segno. Stava arretrando Biagi, il colpo è arrivato, probabilmente è anche inciampato il campione. Poi rivedremo questa fase. Vediamo se Biagi avrà recuperato. Reagisce, sì, sembra aver recuperato appieno Ivano Biagi. Ancora un destro di Pellizzaro. Il destro di Biagi che colpisce, seppur di striscio, lo sfidante. Buono l'inizio di Pellizzaro. Non è un pugile dal pugno pesantissimo, ma è riuscito a colpire con buona precisione, approfittando anche dell'arretramento in quel momento di Biagi. Ancora un sinistro di Pellizzaro a segno. Appare un po' frastornato Biagi in questa prima ripresa, poi reagisce il campione, colpisce due mani. Peraltro è venuto a combattere qui nella tana dell'avversario. Un incontro che ha preso subito fuoco. Questa volta è Pellizzaro che subisce nettamente. Sballottato sul ring Pellizzaro, difesa passiva, e arriva anche il destro in chiusura, si
guardano i due minacciosi, le gambe di Biagi non appaiono troppo sciolte. Una prima ripresa che vede il vantaggio di Pellizzaro grazie al knockdown. Si è rifatto Biagi sul finire della ripresa, tuttavia rimane il knockdown infertogli dallo sfidante. Ora dovremo rivedere, eccola qui la fase del knockdown, ecco il destro, e no, il destro è stato pulito, ha tentato di ammortizzare Biagi il colpo arretrando, ma ecco, vedete, il colpo è arrivato, buona precisione alla mascella da parte di Pietro Pellizzaro. Un incontro che mantiene subito fede alle attese. Vi ho detto della ottima preparazione dei due pugili e i primi tre minuti dell'incontro lo hanno già ampiamente dimostrato. Titolo italiano del Super Medi tra Ivano Biagi e Pietro Pellizzaro. La prima ripresa ha visto Biagi finire al tappeto su un preciso destro alla mascella dello sfidante Pellizzaro, che ricordiamo è il pugile in pantaloncini giallo-oro, mentre il campione Biagi in pantaloncini bianchi, bande rosse. Reagisce Biagi ed è già la seconda volta che Pellizzaro lo aveva già fatto in finire al termine della prima ripresa, si gira di tre quarti quasi in difesa passiva dando quasi la schiena all'avversario, montante di Biagi a vuoto. Respira spesso a bocca aperta Pellizzaro. Un incontro strano questo, dove Pellizzaro, pur avendo inferto un knockdown all'avversario, appare quasi provato. Ma è un'apparenza ovviamente, siamo nel corso della seconda ripresa. Non agilissimo Pellizzaro in questa fase, ma non lo era anche prima del knockdown che ha inferto l'avversario nel corso del primo round. Non si è lanciato in inopportune avventure Pellizzaro dopo il successo della prima ripresa. Ancora il destro di Pellizzaro, e per cui è un atteggiamento quello del pugile di Valdagno. Un po' di polemica tra i due, invitato a non girarsi Pellizzaro da parte dell'arbitro Zannoni di Roma. A vuoto Pellizzaro. Destro di Biagi, ancora il destro di Pellizzaro. Piega per un attimo le ginocchia di nuovo Biagi. Subisce ancora Pellizzaro, qualcosa da dire a Biagi, si scambiano qualche battuta non propriamente amichevole i due, si lancia in avanti Biagi che Scapecchi, sotto le cui cure ha preparato questo incontro, assicura essere migliorato, ma fino a questo momento grossi miglioramenti non se ne sono visti. Ovviamente molta parte in questo ha il knockdown subito nel corso della prima ripresa, e termina anche il secondo round, un secondo round da aggiudicare di nuovo a Pellizzaro, seppur di misura. Un Pietro Pellizzaro che dà l'impressione di muoversi sul ring con pesantezza, con una falsa stanchezza, poi chiamate improvvise, e per Biagi sono stati sempre problemi. Ora potremmo rivedere forse la fase in cui abbassa per un attimo la guardia, le ginocchia Biagi, vediamo se il regista Orti sarà riuscito a pizzicare quella fase, la più interessante della seconda ripresa. Non c'è il tempo necessario, forse sì.
Ecco lì, ecco il sinistro ancora di Pellizzaro, avete visto, è rimasto sul colpo Biagi, ed eccoci alla terza ripresa, ringraziando ovviamente Umberto Orti. Viene fatto asciugare probabilmente Biagi, ecco Angelo Zoggia. Su, non guardare in giro, concentrato. Parte subito Biagi, scivola, attenzione, scivola all'angolo Pellizzaro, proprio angolo, c'è acqua, chiede che venga asciugato l'angolo, giustamente Zannoni non fa riprendere il combattimento proprio per permettere ai secondi di Pellizzaro di asciugare, viene gettata anche un po' di pece greca. Tutto a posto, ci può riprendere, il jab di Pellizzaro a segno, un incontro che ha preso subito quota, un bel incontro occorre dire fino a questo momento almeno, destro secco di Biagi che dà l'impressione di aver recuperato una prima ripresa in cui ha subito un knockdown, una seconda di recupero evidentemente per il campione. Ora nella terza ripresa la sensazione è che Ivano Biagi abbia completamente recuperato le proprie forze, ma soprattutto la lucidità. Lucidità che Pellizzaro continua a mettere in mostra anche in questa fase. L'incontro di luglio fu diverso, le prime due riprese furono su un piano di assoluta parità, come pure la quarta, l'ottava. Qui invece un incontro che è partito subito con episodi importanti. È invitato Biagi a non bloccare l'avversario, fermandolo sulle corde. Destro di Biagi, reagisce Pellizzaro, ancora Pellizzaro. Deve subire anch'egli un paio di colpi portati in gancio da parte di Biagi. Abbassa poi la testa Pellizzaro, montante, poi il gancio di Biagi, è un gancio in uscita da parte di Pellizzaro, non hanno certo usato o messo in mostra tatticismi particolari i due, a vuoto sia l'uno che l'altro. Più mobile sulle gambe Biagi, più piantato sul ring, ma non meno determinato lo sfidante Pietro Pellizzaro di Valdagno. Ancora Pellizzaro segno, reagisce Biagi. Biagi, destro segno. Buono il colpo di Biagi che tenta di reiterare il destro. Giunta peraltro parzialmente a vuoto. Ancora Biagi a segno. Ancora Biagi, più brillante in questo fine di round, a vuoto Pellizzaro, a destro di Pellizzaro che incombe sull'avversario in questi ultimi secondi e termina la ripresa. Un destro di Pellizzaro più un buffetto ai danni di Biagi ed una terza ripresa su un piano di parità. Una preferenza per Biagi, solo una preferenza, Biagi che si è ripreso completamente, è riuscito a costruire qualche cosa, ma ha saputo sempre reagire Pietro Pellizzaro, ha saputo sempre reagire con estrema lucidità. E sentite probabilmente arrivare i cori degli avversari, dei sostenitori di Pellizzaro che invitano lo sparuto gruppetto di toscani arrivati per sostenere Biagi, invitano a uscire. Una leggera ferita sul naso
di Pellizzaro, non si avvedono della campana i suoi secondi e si può cominciare la quarta ripresa. Primi tre round condotti all'arma bianca dai due pugili. Ancora il destro di Pellizzaro, si piega a Biagi ma non in seguito colpo. Montante corto di Pellizzaro a segno. È un Pellizzaro che non ti aspetti, si può dire. Fino ad ora ha avuto ragione il fratello Paolo, che lo ha dichiarato mai in forma come in questa circostanza. Così sembra in effetti essere. Viene avanti Biagi, chiede scusa Biagi, sinistro di Pellizzaro, ma fino a questo momento Ivano Biagi è di sicuro meno brillante di 5 mesi fa, quando rientrava dopo una lunghissima assenza. Ancora un sinistro di Pellizzaro a segno. Appare incapace Biagi di dare linearità alla propria box. Destro di Biagi a segno, molto veloce comunque di braccio Biagi, che poi scivola, ha incassato un paio di destri, poi è scivolato Biagi nel tentativo di girarsi per uscire dalla traiettoria dei colpi dell'avversario. Reazione di Biagi, comunque uno Pietro Pellizzaro assolutamente all'altezza. L'area di casa, ricordiamo ancora che è di Valdagno Pellizzaro. Per cui vuole sfruttare fino in fondo l'opportunità di combattere davanti ai propri concittadini. Scivola ancora Biagi, si aggrappa a Pellizzaro. Ring scivoloso al massimo. Sembra perdere la calma Pellizzaro. Reagisce il pugile di casa. Colpisce anche Biagi a due mani. Fase dell'incontro non propriamente limpida. Destro ancora di Pellizzaro. Finta il colpo Biagi, si ferma. Ancora Pellizzaro a segno. Riesce a schivare Biagi, non appare lucidissimo il campione. Destro segno di Biagi, ancora il destro di Biagi, c'è un taglio sul volto di Pellizzaro, il piccolo taglio sul naso si è ingrandito e termina il round. Una grande quarta ripresa in favore di Pellizzaro. Ora occorrerà vedere se il taglio sul naso, eccolo qui, vediamo, vi è anche un gonfiore. Taglio non grave per quanto riguarda la posizione, ma potrebbe a lungo andare creare problemi non semplici al pugile vicentino. Ancora un primo piano di Pietro Pellizzaro, mentre vediamo alcune immagini della ripresa che Orti ci ripropone. Ecco lo scivolone di Biagi, in effetti aveva colpito in precedenza Pellizzaro. Ecco, siamo all'angolo invece di Ivano Biagi, inquadrato assieme a Angelo Zoggia. Intanto arrivano zaffate di pece anche sulla nostra postazione. Si abbassa troppo in questo inizio di quinta ripresa Biagi. Pellizzaro a vuoto in un tentativo. Ancora Pellizzaro,
colpisce due mani, si attacca le corde Biagi, poi spinge. Ancora Pellizzaro a segno, reagisce, tenta di farlo Biagi, va a segno il campione, a segno anche Pellizzaro. È un incontro straordinario da parte dei due pugili, un pugilato d'accordo, non elegantissimo, ma molto valido, pieno di voglia, pieno di coraggio da parte di ambedue i contendenti. Incitato Biagi dai suoi conterranei, giunti qui a Valdagno, ancora Pellizzaro però lo chiude all'angolo, ne esce bene Biagi, ancora colpi di Pellizzaro. Destro di Biagi, riprende a sanguinare il naso di Pellizzaro che è molto lucido di non schivare, ma non ora. Costretto a subire alcuni colpi di Biagi. A vuoto ambedue i pugili. Respira a bocca aperta Biagi. Un po' di disordine sul ring. Sinistro di Biagi a segno, poi a vuoto il campione. Colpi a vuoto più che schivate di Pellizzaro, potremmo dire. Rimane sui colpi Biagi, non ne sa approfittare lo sfidante. Montante di Biagi a vuoto anche Pellizzaro, la cui ferita all'attaccatura del naso continua a sanguinare. Colpi di Pellizzaro, almeno quattro colpi dello sfidante al volto di Biagi. Uno, due di Biagi. Testata di Biagi, non sappiamo se è volontaria o meno. Si lamenta Biagi nei confronti dell'arbitro Zannoni. Intervento di Zannoni. Continuano i due dopo il gong e termina la quinta ripresa. Una ripresa che vede ancora Pellizzaro prevalere seppur di poco. Più continuo Pellizzaro, Biagi ha delle fiammate. Fiammate che tuttavia non riescono a dare quella continuità pugilistica di cui avrebbe bisogno il campione per risalire la china. Pietro Pellizzaro si è subito dimostrato ben preparato, ma soprattutto determinato. Inquadrata la moglie di Biagi, in piena sofferenza, in piena ambascia evidentemente. Si attardano i secondi di Pellizzaro sulla ferita all'attaccatura del naso ed eccoci alla sesta ripresa. Fino ad ora c'è un netto vantaggio dello sfidante in questo incontro valido per il titolo italiano dei supermedi, il campione Biagi. Serie di colpi a vuoto, poi Biagi tocca ma senza forza. Stessa falsariga delle altre riprese con Pellizzaro, continua ad andare avanti, destro improvviso di Biagi. Si lamenta Biagi perché Pellizzaro avrebbe colpito mentre era abbassato e Pellizzaro risponde: cosa vuoi, se ti abbassi non è colpa mia. Pugile atipico Pellizzaro.
tipico anche nei valori personali, umani. Colpi pesanti da parte dell'uno e dell'altro pugile. Alla meglio Biagi forse in questo scambio, ancora un montante di Biagi che solo per una questione di centimetri non va a segno. Destro di Pellizzaro, destro pesante seppur largo. Alla meglio Pellizzaro in questa uscita dal clinch, a vuoto Biagi. Uno due di Pellizzaro, a vuoto l'uno e l'altro, poi un sinistro di Biagi appoggiato peraltro. Non è un gran pugilato, siamo tutti d'accordo. Tuttavia un incontro valido, almeno dal punto di vista agonistico, sicuramente. Colpisce Pellizzaro. Le sue braccia non sono velocissime, ma riesce ad arrivare a segno. Ancora Pellizzaro a segno, a vuoto Biagi, anche Pellizzaro. Oh, destro pesantissimo di Pellizzaro, è in netta difficoltà Biagi, si aggrappa con la forza della disperazione all'avversario. È un knockdown in piedi Biagi, barcolla il pugile fiorentino e arriva il gong a salvarlo. Interviene il gong a salvarlo, ripresa nettamente in favore di Pellizzaro. Praticamente un knockdown in piedi per Biagi, che ha subito un destro pesantissimo, un destro d'incontro. Dovremmo rivederlo questo proprio in chiusura di combattimento. Un colpo violentissimo. Questa è la fase precedente, anzi seguente al colpo, è arrivato sul gong. Un destro pesantissimo da parte di Pellizzaro, colpo d'incontro. Forse questa la fase, no? Eccolo qui il destro, benissimo. Vedete in netta difficoltà Biagi, marfemmo sulle gambe. Gran destro, ben identificato il momento clou della sesta ripresa. Ed eccoci, settimo round, vantaggio ormai numericamente imponente per Pellizzaro. Tocca ancora a Pellizzaro, Biagi non sembra aver recuperato. Questa è almeno l'impressione. Ancora Pellizzaro in avanti, 1-2, incalza il pugile vicentino. Oh, poi termina fuori dal ring, non ha più trovato l'avversario, Biagi si era tolto. C'è una ferita, forse anche all'arcata sinistra di Biagi. Abbiamo visto una striscia di sangue. Destro di Pellizzaro, ancora Pellizzaro segno, non sembra avere più la forza Biagi di reagire con proprietà. Ancora un destro di Pellizzaro, ancora Pellizzaro in uscita, blocca il braccio di Pellizzaro il campione. Stanchissimo Biagi, incassa anche un sinistro. Destro di Pellizzaro, 1-2 di Pellizzaro, colpi colti, reagisce Biagi, schiva bene il vicentino. Una volontà straordinaria di Pellizzaro. Ancora il destro di Pellizzaro a segno, reagisce Biagi. Destro di striscio di Pellizzaro, poi viene abbassato sull'abbrivio del colpo. In effetti vi è un taglio all'arcata sopraccigliare sinistra di Biagi. Ancora un destro e va giù Biagi, e questa volta va giù
potrebbe essere per il conto definitivo. È finita, vince per KO Pietro Pellizzaro. Una grande prova del pugile di Valdagno, che va a raccogliere l'abbraccio del suo angolo. Pugile modesto quanto bravo, Pietro Pellizzaro. Ivano Biagi, attenzione, viene chiamato il medico sul ring. Due fasi che contrastano drammaticamente, con Ivano Biagi che rimane sul quadrato. Viene soccorso anche dal medico dell'incontro, il signor dottor Carlotto. Tuttavia non dovrebbe essere nulla di grave, viene stato fatto sdraiare soltanto per favorire il recupero. Biagi non aveva recuperato in effetti dalla fase finale della sesta ripresa. Il pugile fiorentino, e questa ne è stata una riprova, lo avevamo già visto in apertura di settimo round. Le condizioni di Biagi non sembravano di freschezza. Lo vediamo alla fase finale dell'incontro che Orti ci ripropone. È in grado di reagire, ecco il destro, terrificante il colpo, il sinistro non ha importanza, è il destro. E intanto si alza, ecco qui lo sguardo di Ivano Biagi, uno sguardo che la dice tutta. Possiamo rivedere, ecco il destro che scuote nettamente l'ex campione italiano e che porta la cintura tricolore a Pietro Pellizzaro, 32 anni. Eccolo qui Pellizzaro, una bella vittoria di Pietro Pellizzaro proprio a Valdagno, pensate, nella sua terra. Questo è Valdagno, chiamato da un tempo Valle dell'Ontario dall'antico nome dell'albero che cresceva rigoglioso nei pressi di un torrente quando ancora le acque erano libere. Tralasciando un po' la storia, il vero sviluppo di Valdagno come città è iniziata proprio con la rivoluzione industriale lagnera, portata dalle famiglie Rossi e Marzotto, famiglie benemerite proprio dell'economia di questa cittadina vicentina. Circa 30.000 abitanti. Ora l'economia è poggiata su iniziative artigianali che hanno saputo conquistare mercati nazionali ed esteri. Valdagno in festa nel Palazzo dello Sport, tutta Valdagno praticamente sportiva è qui. Siamo in attesa del verdetto, poi sentiremo il neo campione al quale va il applauso per essersi preparato con estrema lucidità. Ecco qua Pellizzaro che guida il coro dei suoi concittadini. Ora attendiamo il verdetto per sentire come, ripetiamo, il neo campione che fa centro al terzo tentativo. Una prima volta nel 92 fu sconfitto ai punti da Beja, poi una ferita lo fermò nello scorso luglio ed ora al terzo tentativo riesce a far proprio il titolo italiano. KO per Pietro Pellizzaro nel corso della settima ripresa. Ecco l'abbraccio sportivo al neocampione da parte di Ivano Biagi ed ora vediamo se riusciamo a sentire il neocampione. Preghiamo gli organizzatori di portarlo qui. Allora, Ivano, Pietro, complimenti, ha avuto ragione tuo fratello questa volta, preparato come non mai, è vero? Preparato bene, lo ero anche l'altra volta, ma questa volta, se vedi, il pubblico dà una mano. Senti, ma al di là del pubblico ti sei dato una mano da solo questa volta, mi pare. Ho voluto vincere a tutti i costi e penso di esserci riuscito a dare meglio. Ero stanco anch'io,
devo dare merito a Biagi perché l'ho trovato veramente non migliore dell'altra volta, perché non si può dire, ognuno ha le proprie preparazioni. L'ho trovato bene, ho cercato di... Già dalle prime riprese notavo che non era proprio... Ma spiega un attimo una tua strana tattica. Fin dall'inizio sembravi quasi non averne voglia, quasi stanco. Io stesso sono caduto nel tranello, no? Perché ho detto, beh, sembra stanco, però poi con i colpi li porta. Ma sai, ho rispetto sempre degli avversari. Qualsiasi mi dicono, ho rispetto. Aspetto le prime riprese per poter poi venire fuori. È andata bene già la prima, ho visto che l'ho scosso bene, quindi è andata bene. Ringrazio l'organizzazione Cavini, che grazie a lui è venuto fuori questo match. Senti, prima negli spogliatoi hai detto, beh, faccio questo incontro senza pensare a quello che succede dopo. Sì, adesso però devi pensarci adesso però. Ma ci penseremo con calma, adesso voglio gustarmi questa festa. Sì, non ti ho mai visto così allegro. Ma sono d'accordo, sempre allegro io. Il terzo tentativo è andato bene. Che cosa è cambiato, se vogliamo? Non sei più un ragazzino, sono 32 anni. Forse è proprio quello. Io sono andato a scuola con Gianfranco Rosi, il nostro campione del mondiale, e mi ha insegnato lui che l'età non conta. Continuo, se va bene come va bene quest'ora, questa volta proseguiamo. Eventualmente c'ho famiglia, c'ho lavoro, non mi manca niente. È solo passione questa. Abbiamo parlato di un pugile dai contenuti poi personali un po' atipici, no? Per un pugile. Ma sì, sia anche la tua vita in maniera completa. Penso che sia meglio pensare alla vita dei figli, della moglie. Questo è, finisce. Nessun dolore stasera, nessun colpo pesante ricevuto? Beh, ho preso un colpo, un destro e poi basta. Mi sono un po' lamentato per la testa, ma anch'io non è che mi risparmi. Complimenti, bravissimo. Buonasera a tutti, buone feste. Grazie, Gresta, allora che facciamo con questo ragazzo qui? Ma intanto lui lo ringrazio perché mi ha fatto un bel regalo di Natale. Come ti dicevo prima, era un match molto incerto. Ha vinto lui perché era molto meglio preparato, molto preparato. Un ragazzo che ha voluto vincere e io spero di poterlo portare ai 38 anni come ho fatto con Gianfranco Rosi, dato che è stato nominato. Grazie Gresta. Concludiamo, signore e signori, grazie per l'ascolto, vi tutti al più cordiale, buonanotte. Tutto è pronto per dare il via a questo quarto tempo che la Roma affronta con un vantaggio di una rete, 8-7. In palio c'è il terzo posto attualmente occupato dal Pescara, che ha 2 punti di vantaggio nei confronti della Roma. Io vi ricordo che le due squadre finora hanno perso una sola volta, 14-9.